L'insegnamento vero e proprio. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, L'uno e i molti, volume 9, Scifo. Prima di lasciare altri al mio posto, volevo chiarire un concetto che non vorrei fosse arrivato alle persone nuove, creando confusioni, ovvero il discorso dell'ampiezza dei corpi dell'individuo. L'ampiezza del corpo fisico e del suo ambiente è evidente e evidentissima. Per quello che riguarda invece il corpo astrale, avete detto che l'ambiente del corpo astrale è molto più grande in quanto la materia astrale che compone quel corpo è molto più numerosa. Beh, avete detto una fesseria, perché certamente la materia astrale che compone il corpo astrale dell'individuo è molto più numerosa come quantità di unità elementare di quella che compone il corpo fisico, questo senza dubbio. Però lo spazio che occupa è inferiore in linea di massima, in quanto ogni particella astrale è molto più piccola della particella fisica, giusto? Quindi, pur essendo molte di più le particelle, le unità elementari astrali del corpo astrale, questo corpo astrale, se voi poteste vederlo nella sua interezza, come se fosse materia solida, non è molto più grande di quello che è il vostro corpo fisico. Lo stesso vale per analogia per quello che riguarda il corpo mentale. Dov'è che allora vi è questa espansione per quello che riguarda il corpo astrale o il corpo mentale rispetto a quello fisico? Nel fatto che le vibrazioni astrali hanno una forza maggiore rispetto a quelle fisiche, quindi si proiettano in una sfera più ampia rispetto a quelle fisiche e quindi vi è un ambiente, un'atmosfera astrale maggiore, ma non dipendente dal numero di particelle elementari che compongono il corpo fisico, bensì è in dipendenza delle vibrazioni che vengono emesse da quel tipo particolare di materia. Vi vedo tutti abbastanza stanchi, ma abbiamo voluto farvi tastare per un attimo il polso di quello che può essere l'insegnamento vero e proprio. Ci auguriamo che possa essere stimolante per alcuni di voi. Creature, per questa sera vi saluto. Serenità a voi.